Mi coro dovrebbe aspettare un attimo. Vero che c'è prezzo del libro? Vero che c'è preso il libro? Di prezzo, di promosi. Oh, non è finito. Sempre, e lo sono più fregati, no, però finanza, perché? Secondi, sì. Cosa vuoi? Va bene, dai. Staffe del Dream Team Italy e sono i ragazzi con la maglietta rossa e in particolare al giocatore di tutto, Ivan Molteni. Bene, dicevo, questo è un importante evento sportivo ma anche di socializzazione per i ragazzi, infatti loro vivranno con gioia queste giornate anche se sono estremamente impegnative. Tra pochissimo li vedremo sfilare tutte le squadre, una nazione alla volta, proprio qui dentro al campo e quindi avremo modo di conoscere da vicino quelli che sono i protagonisti di questo torneo. Però quando io dico sempre, quando si parla di giovani si parla di allegria, si parla di energia positiva, siete d'accordo? Pronti per entrare? Loro si esibiranno, ecco che vedo già uno dei loro rappresentanti, fusione questo gruppo di Rimini e loro hanno questo genere funky che lo stiamo, porta al ballo, porta a muoversi alla danza. Eccoli che arriva, accogliamoli con un grandissimo, grandissimo applauso. E signori, che dire, godiamoci in pieno lo spettacolo. Eccoli di corsa. Ho fatto troppo presto a presentarmi, vedete, queste cose succedono sempre. Ufficialmente alla sfilata di apertura, come vi dicevo, vedrà le
nazioni partecipanti sfilare proprio davanti alla tribuna per il campo vengono anticipate dalla presenza di portabandieri dei lunghi archi che vi presenterò poi dopo, ma signore e signori, adesso il tutto viene introdotto dalla banda militare di San Marino. Come on.
cosa fa? In questo momento ancora una volta con la banda militante di questo San Marino Cup 2002 e invito alla FIFA. Thank you.
al di là dell'aspetto agonistico, la manifestazione permette ai ragazzi di socializzare e di confrontarsi, non solo dal punto di vista sportivo. Mi fa piacere notare che a fianco della competizione riservata al calcio sia sorto anche il torneo di basket. Ciò contribuisce ad accrescere l'interesse dell'iniziativa. La San Marino Cup conta 20-40 squadre iscritte in rappresentanza degli 11 paesi. L'augurio che rivolgo a tutti voi è quello di trascorrere una settimana all'insegna dello sport e del divertimento, con la speranza che al ritorno nei vostri paesi possiate portare con voi un bel ricordo della Repubblica di San Marino, della pace e dell'amicizia. Grazie. Con Andreoli 1530. Benvenuto, benvenuto al presidente del comitato olimpico, credo che sia nel suo mondo perché qui di atleti ce ne sono tanti. Ecco a lei. Si sente, non si sente? Durante la cerimonia inaugurale di questa seconda edizione della San Marino Cup, che viene organizzato per il secondo anno con questa grande interesse verso questo evento. Il Comitato Olimpico San Marinese, oltre che avere un coinvolgimento diretto attraverso due delle nostre federazioni sportive affiliate, la Federazione San Marinese Gioco Calcio, la Federazione San Marinese per la Canestro, ha voluto dare un patrocinio diretto a questa manifestazione. Crediamo infatti che sia importante per l'organismo che governa lo sport del nostro paese essere coinvolti in questa iniziativa che crea interesse nel nostro ambiente e soprattutto serve per promuovere la pratica sportiva in uno stato iniziale a livello immateriale e di puro divertimento. Questo è sicuramente il primo passo per coinvolgere gli atleti del futuro. Ringrazio gli organizzatori per il duro lavoro che stanno portando avanti, i volontari che sono sempre indispensabili per la buona riuscita di questa manifestazione, le ragazze che prendono parte attiva, augurando loro di divertirsi durante le gare. Mi auguro infine che gli impianti sportivi che sono stati messi a vostra disposizione siano noi invece è il momento di interrompere e di salutare la banda militare di San Marino che ci ha fatto Thank you.
Misoleri. La Federazione di Gioco Calcio e la Federazione Basket. Però un grazie va anche a tutti coloro che hanno sostenuto l'evento. Un grazie anche all'amministrazione comunale di San Leo e di Verucchio, perché anche in questi comuni si svolgeranno gran parte delle gare. Inoltre grazie alla... Si sente... Dai, guardalo là, dai, ci senti regolo. Dove? Poi lo torno a trovare. Tafelo! Guccio! Umso! And enjoy the San Marino Basket Cup! Thank you.
siamo qua. Thank you.
comunque l'hai risposto a muovere. Aria, Margherita, Valeria, Daniela e Valentina. Attaccare sulle ricezioni. Hai finito? È arrivato. Margherita, ti raddoppio, no? Non serve il palleggio e aspetti che arrivi Valeria. Ok, Valeria, svegliati. Daniela, rimbalzi, taglia fuori. Sì, buonanotte. Valeria, se qua nell'angolo parte e taglia davanti a te, tu non la devi far tagliare davanti a te, la devi spingere via, ok? Sento osservato. Basta. Sul pick and roll? Parlo più. Sul pick and roll? Blitz. Spiega che cos'è, non sa. Lo sa, lo fa. Margherita non lo sa, secondo me. Non solo lei. C'è lezioni di maschi. Mi sento osservato. Va, che vengo male. Ma vieni troppo, secondo me. Vengo tanto. Vieni in lezione di basket e poi vengo qua. Devi cambiare sport. Basta, vero? Basta. Taglio! Thank you.
America! San Marino, ospitando circa 400 giovani con genitori a seguito, trae vantaggi di carattere economico. La competizione sportiva non ha invece rilevanza a livello di risultati, ma è tesa al raggiungimento del divertimento puro dei ragazzi. Un'analisi sulle formazioni iscritte al torneo calcistico ha denotato la mancanza di una squadra sammarinese, nonostante la Repubblica ospiti per la seconda volta la sana competizione. La cosa è sembrata alquanto singolare, per cui abbiamo cercato di saperne di più. Non saprei di preciso, so che l'anno scorso la San Marino Cup aveva invitato molte società, molte squadre nostre sammarinesi, ma non avevano accolto l'invito. Quest'anno non so neanche se è stato fatto, penserei di sì. C'è da dire probabilmente che una causa potrebbe essere quella che la nostra attività agonistica è finita da poche settimane e dopo un impegno che è durato praticamente 10 mesi senza interruzione, probabilmente penso che la stanchezza e la necessità di avere un momento di riposo possa avere contato molto. La squadra sammarinese c'è nel basket, frutto questo buon rapporto, collaborazione con la Federazione Basket, purtroppo è vero, manca nel comparto del calcio. Qui penso che siano forse dovuti degli impegni della federazione e ci auguriamo che la possibilità di una prossima manifestazione ci sia invece per le presenze massicce di giocatori sammarinesi. Come mai non è venuta fuori una squadra sammarinese? Cioè, per quale motivo secondo lei? Non lo so, diciamo che noi abbiamo comunicato per tempo l'esistenza della manifestazione dell'evento, quindi tutti gli organi federali relativi erano seguiti al corrente, non so se adesso mancati i tempi o magari il momento particolare della stagione, è una riflessione che forse deve essere fatta proprio dalla stessa Federazione Sammarinese. La nostra speranza è che invece ci sia, ripeto, un'adesione futura.
ci sarà la San Marino Cup il prossimo anno? Guardi, è una riflessione che stiamo facendo adesso con molta attenzione. Io posso dire che questa manifestazione ha delle grandissime potenzialità di sviluppo in termini di presenze e in termini di aggiunte di altri sport come il baseball, di cui recentemente si è parlato, e è una manifestazione che non avrà uguali né in Italia né nella Repubblica di San Marino. Sarebbe un peccato perderla. E su queste parole si chiude il nostro giornale. Provandoci.
cambi canale 1. Guarda che senza accorgiarti. È una torta. Grazie.